Lady Gaga, la foto con il fidanzato su Instagram conquista il web. È bello vedere che, nonostante la malattia, Lady Gaga si trovi in buone mani. Accanto a lei anche nei momenti più difficili non ci sono solo i dottori e, naturalmente, il nostro pensiero. C'è anche Christian Carino, il fidanzato di lunga data. Lady Gaga, in rosa per una buona causa assieme al suo Christian. Sabato sera, Lady Gaga ha condiviso una foto in full pink mentre promuoveva una buona causa. Accanto a lei, come una presenza rassicurante sia per lei che per noi, c'è Christian Carino, il suo fidanzato. In questa rarissima foto tutta speciale, Gaga è una visione in un Oscar della Renta rosa, capello raccolto e sopracciglio perfetto, mentre siede sulle gambe del suo premuroso fidanzato. Lady Gaga sta promuovendo un'occasione speciale con una foto davvero più unica che rara nella sua vita privata. Dopo essermi rotolata sul divano nella mia tristezza, è stato grazie all'aiuto delle mie cancelletto grigio girls e di una persona molto speciale se sono riuscita a vestirmi. In questo splendido abito di lustrini rosa, generosamente donatomi da Oscar della Renta, oggi Sonia avrebbe voluto festeggiare il suo compleanno. Noi lo stiamo facendo. Vestita in rosa, regalo cioccolatini per sollevare l'attenzione sul cancro al seno. Christian Carino è l'angelo custode che veglia su Gaga quando la tristezza e la malattia la assalgono. Pur non essendo fonte di grande rumore mediatico, sappiamo che la pop star è pazzamente innamorata del suo uomo e sarebbe anche pronta a sposarlo. E di forza, Gaga, ne aveva davvero bisogno mentre distribuiva cioccolatini in memoria di Sonia, deceduta pochi mesi fa per colpa del cancro. La foto sembra quasi dire, guardami Sonia, sto bene, c'è un angelo con me che mi protegge ora che non ci sei tu. Chi è Sonia, la manager della House of Gaga a cui ha dedicato la foto?. Non passa un giorno in cui io non ti pensi, scrive Lady Gaga, Stefani Germanotta, mentre celebra il compleanno della sua compianta amica Sonia Durham, scomparsa dopo un'atroce lotta con il cancro al seno. Lei era una manager della House of Gaga, ed è morta questa primavera dopo 5 anni di guerra senza quartiere con il tumore che dal seno è arrivato al cervello e ai polmoni. Quando era triste, c'era Sonia a farla sorridere, con la sua presenza dolce e un po' materna. Aveva questo potere straordinario di liberarmi dal peso della mia tristezza, mi amava senza paura mentre io cercavo di sopravvivere alla mia popolarità, era sempre piena di idee e di ispirazioni anche quando io ero terrorizzata. Sapeva tutto di ciò che amo nella musica. La cantante di Perfect Illusion ha subito la morte di Sonia come un durissimo colpo, ma non si è arresa, giuro di essere una guerriera per lei, e sarò una voce forte nella battaglia per la sensibilizzazione su questa terribile malattia, voglio che il dialogo continui.